Romano e romanista, se si può dire, anche si se arcivescovo dire. di Bologna, letterato, vescovo, cardinale, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Infatti, qua siamo a casa sua. E oltre che inviato speciale del Papa in una missione, chiamiamola così, a Pechino, a Mosca, a Kiev, e negli Stati Uniti. Senta, ma lei quanti telefoni ha? Uno. Quante ore dorme la notte? Eh, troppo voghe. Eh, quando, come si organizza la giornata? Eh, C'è un po' di varie attività, no? Sì, direi abbastanza eh, ordinaria, eh, quindi abbastanza scadenzata. La, io vivo nella casa del clero, della diocesi di Bologna, e quindi c'è una prima parte di preghiera e poi comincia diciamo, vari tipi di danza. E non riesco quasi mai a tornare a pranzo a casa, quasi mai perché hanno degli orari un po', diciamo, poco compatibili con la vita, cioè a mezzogiorno un quarto, alle sette Tortellino. Quarto, quindi ecco, quando posso però cerco di andarci. E, e poi la sera, insomma, quando si finisce, ecco, sì, a qualche volta in giro Per il mondo o in giro per l'Italia, nelle varie diocesi, capiterà qualche due sì, o tre certo. volte l'anno che stai nella casa del clero tutta la giornata. Tutta la giornata molto poco. Eh, appunto, sì. Quello non c'è dubbio. Senta, andiamo all'origine. Mm? Mm. Mamma Lombarda, papà romano, giornalista, eh, cattolici entrambi, cinque fratelli, mm. cresciuto tra la fuci e uno zio cardinale, Carlo Confanieri, mi pare. O diventava prete o ateo, proprio convinto. C'erano alternative. Dunque, le l'alternativa c'era, indubbiamente. Eh, oppure... Forse sarebbe stato come tanti, se avrei vissuto un distacco probabilmente da una fede molto vissuta. I miei genitori erano tutte e due due sante persone, molto diverse tra di loro. Che famiglia! Eh, papà molto affettivo, mamma molto eh, lombarda, molto contenuta un eh, papà più disordinato, creativo, mamma più ordinata e, e, e conseguente, e, tutti e due con appunto, una, una vita di fede personale e questo indubbiamente è, è qualcosa che resta, non c'è dubbio, però poi se non la scegli tu, se non la vivi tu, se non la trovi tu resta e ce l'hai qualche volta, ma non, non, la, sai, non la sai capire eh, perché deve, deve essere tua. E questo per me è stato un incontro con la Comunità di Sant'Egidio. Sì, infatti, siamo a Liceo Virgilio e le lei un ragazzo che si chiama Andrea Riccardi. Cosa l'ha colpita in lui e nei suoi amici? Eh, la fraternità, l'amicizia, eh, la preghiera e l'attenzione eh, ai poveri. Quindi il senso di giustizia, di fare qualcosa per gli altri. Direi queste tre cose: sì. l'amicizia, qualche volta una veniva prima, una di più, una di meno, ma sempre un po' tutte e tre, quindi l'amicizia, perché diventavamo amici, siamo insieme, c'è cioè un, un grande senso di, di vicinanza, di, 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 di partecipazione, di condivisione. Eh, la preghiera, quindi una dimensione spirituale. Però vicina, mia, non diciamo eh, che io, a cui io assistevo o di, 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 dei più grandi. No? Eh, e poi il, il servizio agli altri, l'attenzione agli altri, la scoperta di un, del terzo mondo sotto casa, eh, la scoperta quindi di, 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 di situazioni che erano impensabili per me, io vivevo accanto a San Pietro, andavo a scuola a Via Giulia che è proprio al centro di Roma, quindi vivevo in un triangolo, in un rettangolo molto, molto protetto. Senta, eh, si è un po' spento lo slancio dei movimenti ecclesiali che erano nati nel Post-Concilio, si è un po' affievolito? e se sì perché? Dunque, si è un po' trasformato il rischio che si sia affievolito anche per l'età, eh, tendenzialmente diciamo... Certi entusiasmi giovanili se poi non diventano interiori facilmente facciamo un po' di luna parte e poi, poi Beh, si torna casa. Beh, però ci sono i figli, i nipoti, no? Anche proprio per questo, per cui a un certo punto così diventa. si perde, diciamo, una, una, una spinta, una passione, una, una condivisione importante. Si deve trasformare, non perdere. Eh, credo, a mio parere, che mh, eh, tutto sommato rappresentano ancora oggi una grande ricchezza per la Chiesa e per eh, la società civile, nel senso che è una grande risorsa di, eh, di, eh, di volontariato, di attenzione agli altri, di, 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 di tessuto comunitario. E la Quindi, possibilità anche qualcuno di... Qualcuno si è perso, eh, attenzione, qualcuno ha vissuto una stagione, diciamo, di di grandi giochi e poi dopo tutti a casa oppure eh, tutti a letto, ecco, questo sì. Diciamo che sono ancora una possibilità, eh, ma sempre quando c'è una comunità viva, no? anche parrocchia, eccetera, di incontrare Gesù Cristo come una presenza, no? Anche perché se non no, lo incontri, se tu non lo incontri come una presenza, incontri altro a cui dai tu un valore eh, ed è sempre pericoloso perché spesso è… Può essere eh, un funzionale al, ma non è un interlocutore, non è un tu. Non è un tu. Eh, mette invece una presenza. Se, lei gli anni da parroco a Santa Maria in Trastevere, eh? cuore, casa, per voi della Comunità di Sant'Egidio è comunque una, una realtà viva. Cosa vuol dire essere un pastore da parroco, poi da vescovo? Vivere la casa, vivere la casa e non in maniera funzionalistica, ma in maniera affettiva, personale, direi libera, altrimenti se tu hai una vita da una parte e una dall'altra cioè spesso c'è sempre qualche cortocircuito o eh, ci si crea delle, 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 non ci si accorge delle possibilità e, e, e si creano delle distanze, delle freddezze, no? eh, per cui sì, la casa, la chiesa è una casa, Glielo chiedo perché c'è un altro modo, no? forse più classico, ma in, in, importantissimo, di incontrare eh, la risposta al significato della vita oltre alla comunità attraverso i pastori. No? Se ci sono meno cristiani, forse perché ci sono meno pastori capaci di affascinarli. Le due cose sono unite. Non c'è senso i pastori senza la casa. Eh, e non c'è casa anche senza pastori. Ma in, in un legame appunto che non è funzionalistico, ma è un rapporto affettivo, quella che si chiamerebbe la comunione, e che è una cosa che purtroppo mh, valorizziamo poco, coltiviamo poco e che è la chiave di tutto. Perché, che senso c'è un pastore se non c'ha la casa, eh, se non c'ha il greggio? Il pastore con, con il bastone. Eh, ma perché ci si aggregia e si pensano insieme, questo è il nodo, no? Eh, è qualcosa che, che unisce profondamente: è un legame di amore, non è un legame eh, appunto di ruolo. no? Quando è ridotto a un legame di ruolo, si impoverisce. Senta, e si deforma. Eh, 1990 è una data importante perché con altri tre amici della comunità di Sant'Egidio lei svolge il ruolo di mediatore in Mozambico. Tra ehm, il governo del Mozambico, che era controllato dal Fronte di Liberazione, e il Partito della Resistenza in una guerra civile che durava da 15 anni. Ci sono avuti 27 mesi di trattativa e uno storico accordo. E eh, per tutti è questa esperienza che ha avuto in mente il Papa quando l'ha scelto per la missione che cercasse. Di trovare una strada per la pace hm, tra Russia e Ucraina. Dunque, devo precisare una cosa: che eh, erano quattro mediatori: due di Sant'Egidio, appunto, il professor Riccardi e io, e due eh, uno, il coordinatore, che era il rappresentante del governo italiano, e uno, un vescovo mozambicano. Lo dico anche perché in realtà il, se c'è un segreto è quello di utilizzare eh, le varie possibilità. Utili a portare la pace. Quindi un governo, la chiesa mozambicana, una presenza quindi del paese, avvertita più o meno come neutrale, ma certamente molto importante per una delle due parti, una realtà non governamentale come appunto la comunità di Sant'Egidio. Io penso che il Papa non aveva in mente. E quindi questo è un bel mix, perché la, la chiave della pace non è, non è che c'era uno, chiave la pace si trova insieme. Non era l'inviato speciale, insomma. Ecco. Eh, penso che il papa non aveva in mente il Mozambico nel senso della formula, proviamo a vedere se funziona, aveva in mente che eh, quell'espressione che, che ha usato in, in Ungheria una pace creativa, cioè inventarsi la qualunque per arrivare alla pace, trovare tutti i mezzi e coinvolgere tutti quelli che possono aiutare per, eh, per eh, eh, fingere nella direzione della pace. Quindi non è detto nemmeno trovarla, nessuno c'ha l'ambizione. Credo che Papa Francesco eh, ha sufficientemente chiari i propri limiti, i limiti del, del, del ruolo del, del servizio della Chiesa ma anche le proprie responsabilità a cui che, che vive e, e a cui chiama anche un po' tutti, cioè bisogna fare di tutto per arrivare alla pace, perché la guerra fa male, uccide, è una, è una pandemia. Questa sensibilità, diciamo così, che vuole essere quindi anche creativa, non è che dicevo faccio, vedo come va, ti devi inventare di tutto, questa penso che fosse la preoccupazione del Papa. Ehm, come si fa a fare la pace quando... I due contendenti non vogliono farla. Bisogna trovare il modo, bisogna convincere, bisogna capire, trovare i modi per cui è più conveniente la pace della guerra. Poi devo dire, la mia esperienza è che in realtà la pace la vogliono tutti. E Spesso nelle proprie condizioni, e poi c'è il dialogo per capire qual è la condizione che poi possa far raggiungere la pace. E... E bisogna mettere insieme le varie, le, varie, le varie possibilità per cui è più conveniente fare la pace della guerra. Ci arriviamo, è fiducioso perché, vedendo la terra che non pare più santa, ma dannata, quest'altro fronte così terribile, abbiamo due situazioni, due punti cruciali nella storia che sembrano irrisolvibili. No, eh, la chiave c'è e la speranza c'è non è che perché quando è tutto bello chiaro in cui ci saranno quelle come dove andare a trovare ecco quando ti devi appunto devi affrontare il buio per, per, per trovare la soluzione eh, questa è la speranza la speranza non è quando è tutto illuminato la speranza è quando non vedi un tubo e devi andare a cercare qualche cosa quando ti sembra che non ci sia niente. Questo è un uomo di speranza, perché <ride> il resto sarebbe anche troppo facile, ecco diciamo così. E dobbiamo sempre credere che la pace è possibile e forse anche attrezzarci di più perché non ci siano più guerre. Cioè, di anticipare il problema, perché altrimenti diventa tutto diventa molto più complicato quando le, 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 le ragioni della guerra eh, creano una situazione davvero infernale. Cioè, la guerra, da cui è difficilissimo tornare indietro, ma che si deve fermare prima, perché dopo diventa davvero eh, più complicato. Eh, non credo ci sia mai stato un periodo felice senza guerre nella storia. Beh, noi lo ricordiamo in Europa e sì. lo da tanti anni, eh, quel, tra poco saranno 80 anni, eh, della prima generazione che ha vissuto sostanzialmente nella pace. E questo può far illudere, eh, può deformare, può addormentare, può far guardare, ma guarda questi poveretti che si... Sì, eccetera. In realtà è un talento, una, una, è un dono che dobbiamo spendere. Altrimenti si consuma anche la nostra, eh? c'è poco da fare. Senta, lei eh, ha fatto lettere, eh, ma, ma, ma la letteratura. Poi a un certo punto è entrato in seminario, eh, anche se si era laureato in storia del cristianesimo. Eh? Allora le chiedo due cose: prima di tutto, perché è entrato in seminario? Il legame è soprattutto all'interno della comunità di Sant'Egidio, che è il mio modo di vivere la Chiesa, eh, questo per la chiesa tu non la vivi in astratto, la vivi sempre in delle esperienze, in delle storie, in delle situazioni. Eh, non è, è guai, è pericoloso quando è una roba settica. Il nostro Signore ha incontrato quelle persone lì, non è che ha incontrato delle, delle tipologie, ha incontrato Pietro, ha incontrato Giacomo, ha incontrato quegli uomini lì, no? eh, E ci ha chiesto di fare altrettanto. Eh, quindi l'esperienza comunità la... la perché era un modo per, per donare la vita per, per eh, vendere per, per dare quello che era poca roba. E però in la poca roba acquista di più se la regali. Ecco, questo sì, non c'è dubbio. Se te la tieni in genere eh, ci fa poco. La sua famiglia erano contenti. Chi? I suoi familiari erano contenti. Molto preoccupati sì. perché. Eh, perché in realtà erano molto contenti, eh, erano preoccupati che la cosa fosse seria. E che, Davvero? Era amico del Cardinal Montini, suo papà, Insomma, uno cresciuto. Questo, dice, quello è una persona seria, il mio figlio no, <ride> forse conoscevano il figlio. Erano erano... Beh, era un ribelle? Era un ribelle. Beh, poco in realtà, però insomma, un po' di, un po di adolescenza me la sono fatta anch'io poca, perché appunto era moderata dal fatto che essendo in sei, insomma non è che tutti sei si fare troppa adolescenza, a un certo punto cioè, le regole del gioco erano chiare, poi c'era la mamma che interveniva, quindi la cosa aveva un suo, un suo contenitore, diciamo che anche questo devo dirmi è anche molto aiutato, però perché era una, doveva essere una cosa bella, seria, ci tenevano, loro anzi erano ovviamente anche orgogliosi, fieri di questo, e papà non mi ha più chiamato Matteo, mi ha sempre chiamato Don Matteo. Ma dai. Dopo, perché adesso sei Don Matteo, non sei più Matteo. Con un senso, diciamo, proprio per dire di quanta, eh, quanta importanza dava alla, alla scelta. Ecco, storia del cristianesimo. Eh, il cristianesimo ha una storia di duemila anni, gloriosa e in molti frangenti contraddittoria, dolorosa sbagliata, ma anche una storia davanti, secondo lei, ci sarà una storia per la Chiesa, per il cristianesimo davanti a noi? Io penso che 40 anni fa o 50 anni fa Dio è morto, ma è il sì. senso però che è morto. Siamo morto. sempre lì è risorto. Eh? Siamo lì. Guccini ci ha risolto ma per qualcuno è la morte di Dio, ecco, non Dio, mm -hmm. morto. oppure il cristianesimo sta per finire, la, la, la morte della religione, qualcuno ha già fatto il funerale. E poi in fondo le religioni anche in realtà sono riapparse con tutta la loro forza, qualche volta anche nella loro tragica brutalità, nella caricatura della religione che, è, che sono i fondamentalismi. No? Io penso che, no, che la Chiesa ha sempre un futuro, la trasformazione di questa non è mai facile perché tu ti ritrovi sempre con una eredità e con il presente. E il vero senso della tradizione, eh, quando la tradizione diventa museo, tradisce la tradizione. Eh, quando la tradizione la devi buttare via pensando così di fare cose nuove, è molto pericoloso. E quindi è in questo, credo, la, la grande sfida di, di saper consegnare eh, una storia vero, contraddittoria per certi versi non, non dico meglio che sarebbe stata proprio una cosa esemplare ma è anche la vita in questa vita uno trova, scopre la grandezza finché c'è al centro c'è Gesù insomma, finché al centro c'è il mistero di Dio e dobbiamo ascoltare lui, e poi eh, faccio un esempio di, del, della contraddizione se uno guarda la facciata di San Pietro e ogni volta che ci vado lo guardo al centro della facciata non c'è scritto Pietro, ma Borghesius. Cioè il cognome, manco il, eh, il nome scelto da parte La famiglia. Il cognome. <ride> ecco, cioè per dire questi siamo noi. Ecco, che è una cosa che diciamo anche eh, folle, no? Dice cioè, al centro comunque mettici Pietro, magari, essendo la sua basilica. no, Borghesius. Ecco, questa è anche la contraddizione della Chiesa, che è sempre una casta meretrix, però, pure là dentro c'è tutta la presenza e la grazia di Dio eh, che passa anche attraverso le miserie della nostra umanità. Sì, eh, qualche volta non passa perché, l'ha detto il Papa più volte. Eh, la Chiesa serve moltissimo eh, in quanto supplisce al carente welfare statale e quindi è una utile organizzazione non governativa. Cioè è la Chiesa che fa soltanto, ma la parola, potrebbe, ci sono altri più bravi anche di noi, no? Qualche volta la Chiesa ha anche una certa idea un po' così... Eh, mio parere deformata ha pensato di avere il copyright dell'amore, cioè, quello vero è il nostro, poi quello degli altri vale un po' di meno, eh, mentre scopriamo ovviamente che, che, che il nostro Signore è molto più largo del nostro cuore e ci fa scoprire anzi tante, tante testimonianze bellissime, incredibili, tanti esempi. Ecco, casomai anzi dovremmo dire come, tu hai un maestro che ti insegna ad amare e diciamo così, sei così, eh, fallimentare, ecco, questo sì, questa sarebbe la domanda vera. Eh, eh, la Chiesa non è un ONG, per certi versi lo è, ma è molto di più. Eh, qualcuno, quelli che hanno diciamo, come dire, sì, però dobbiamo distinguere troppo. Eh, la Chiesa fa delle suppliche in alcuni casi molto presa tra virgolette dal sociale e certo la Chiesa vive nel sociale la Chiesa non vive in astratto no? e quando parla dell'amore se non diventa sociale che roba è eh, ma la Chiesa non è mai soltanto una energia, quelli sono fratelli tuoi è un altro discorso come fratello, a casa nostra non facciamo una energia facciamo una casa che è un'altra cosa senta e questa Struttura, come la chiamiamo, la Conferenza Episcopale Italiana ci sono progetti di cambiamenti, di necessità di cambiamenti organizzativi? C'è una chiarissima indicazione di Papa Francesco che eh, eh, la CEI deve essere snella, eh, fare tanto con poco, eh, aiutare a fare tanto. E quindi non fare le cose perché ci abbiamo i mezzi, ma usare i mezzi per fare le cose. C'è un buon rapporto col Papa argentino della Chiesa italiana? C'è un buon rapporto dialettico. Un buon rapporto, per forza, lo è in assoluto, perché se non è cattolico. Se non c'è buoni rapporti col Papa, il problema non è del Papa, il problema è che forse mh, pensi di, 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 ti sei dimenticato di essere cattolico, penso io, eh? per, con qualunque Papa, ovviamente, non è, non è che poi, come sempre nella vita, uno può sentire per storia, per sensibilità, più vicine delle parole rispetto ad altre. Ma quello sempre per Papa è, eh? e sempre il per Papa si sta a sentire. Eh? Senta. Eh, come si parla in questa fine d'anno al cuore dell'uomo per dirgli appunto che la speranza nel buio c'è e che c'è un volto che la rappresenta dunque se ne parla si vive anche soprattutto eh, perché non è un'opera di convincimento eh, ideologico Sarebbe quello, sarebbe il famoso prosenitismo che Paolo Francesco diceva guarda, il genere ottiene l'effetto esattamente contrario. Eh, si tratta di vivere quello che la grandezza, del, la bellezza, il mistero del Natale eh, ci, eh, ci trasmette. Si tratta di fare come San Francesco, cioè di andare a Greccio e capire il freddo, capire la povertà e lì scoprire la presenza la Presenza del, del, di Dio, di Gesù. E se facciamo questo, è così penso che tanti eh, troveranno la risposta e troveremo insieme a loro la risposta. C'è in questo momento una canzone che la rappresenta, che le cara, che canticchia, che, che non so, che, che, che trasmette qualcosa e che vorrebbe trasmettere a noi? E la, 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 la canzone cantata dai del Bambini dello zecchino d'oro. Eh, benedica tibidomus cioè eh, è la benedizione di San Francesco a frate leone e cantata dai bambini dal allarga il cuore del piccolo coro dell'antoniano del di Bologna Antoniano. cioè è una roba che cioè ti, fa, ti commuove già soltanto ti eh, commuove cioè, molto la melodia e commuove molto vedere eh, sentire i bambini ne cioè, sarebbe un'altra che sempre il piccolo coro che però appunto non mi ricordo il titolo che è, mh, ed è sempre su Gesù e dice Gesù senti il mondo va tutto male però tu non ti preoccupare vieni lo stesso perché abbiamo bisogno di te per l'altro è molto intelligente perché è dire io capisco che qui stiamo facendo proprio che, che chi te lo fa fare avvenire, ma vieni che ci abbiamo bisogno grazie, grazie, grazie. Mille.